Forza Italia prosegue la sua attività di sostegno al governo di centrodestra, il governo Meloni, pronto alle prossime sfide. Fra qualche giorno cominciano le elezioni amministrative, importanti regioni, importanti comuni, ma ci si avvicina alle elezioni europee, dove Forza Italia avrà un grosso ruolo di sostegno a un governo di centrodestra italiano che però dovrà certamente avere un ruolo, deve avere un ruolo in Europa. Forza Italia rappresenta il Partito Popolare Europeo, che è maggioranza, quindi Forza Italia è il Partito Popolare Europeo nel nostro continente, ed è un supporto fondamentale per creare un presupposto, noi immaginiamo, di governo di centrodestra anche in Europa. C'è un malumore all'interno di Forza Italia? No, non c'è nessun malumore, la storia di Forza Italia. Ieri il Presidente Berlusconi e Forza Italia hanno festeggiato 29 anni, noi cominceremo i preparativi per il 30° anno e quindi va avanti, non dipende Forza Italia dai singoli parlamentari, dipende dalla volontà del Presidente Berlusconi di essere sempre protagonista. E chi è il protagonista ancora in pista se non Silvio Berlusconi dopo tanti anni? Quindi significa che il progetto prosegue e il nostro ruolo è importante, rimane a prescindere dalle persone. Berlusconi è uno stratega innanzitutto, diciamo, non solo nella politica ma anche nello sport e nel calcio, quindi è giusto che le pedine, come dice lei, e quindi i giocatori nel gioco di squadra possano cambiare il ruolo. È stato chiesto di prendere il comando di un gruppo importante, sia numericamente che dal punto di vista della qualità, quindi ovviamente ho risposto in modo positivo. Adesso guardiamo avanti alle nuove sfide, c'è spazio per tutti, tutti coloro i quali hanno capacità e volontà trovano lo spazio adeguato. Io sono alla Camera e qui c'è una prospettiva invece anche di potenziale new entries nell'ambito del gruppo parlamentare di Forza Italia, quindi qui non c'è nulla da espandere o da ridimensionare, qui c'è da lavorare in prospettiva di un partito che deve avere un ruolo, ha un ruolo importante di supporto al governo del Paese, al Premier Meloni, e quindi su questo siamo impegnati, non si tratta di ridimensionamenti. Certamente il messaggio che deve essere chiaro agli italiani è che Forza Italia è una parte fondamentale del governo di centrodestra, con la propria identità, con i propri valori che sono legati principalmente, proprio perché andiamo verso le elezioni europee, all'europeismo, all'atlantismo, alla moderazione. Quindi siamo una risorsa, non siamo una contrapposizione con gli altri partiti del centrodestra. Quindi non si è voluto cercare di colpire l'area meno filogovernista all'interno di Forza Italia? Chi conosce la storia di Forza Italia e del Presidente Berlusconi sa che non può essere che governista. Governista non significa fare gli yes man, significa contribuire con le proprie proposte, col proprio impegno, con i propri ministri al miglioramento della situazione socio-economica che già di per sé è molto delicata. Quindi non c'è sicuramente spazio in Forza Italia, non ci può essere di impegno che non sia volto solo al benessere dell'attività del governo. Ma cambiare non significa invertire una tendenza negativa, significa migliorare. Quindi si cambia per migliorare. Ma qualcosa non andava, intendo dire. No, bisogna, se si vince 1-0 si cerca di vincere 2-0 la partita successiva, perché no 3-0. Quindi va vista in chiave positiva, non va vista in chiave. Sembrava un bover, il peso c'è, serviva un pallanotista, ecco, mettiamola così, che forse è meglio. Però ecco, da questo punto di vista credo che non ci sia spazio in Forza Italia per personalismi. Qui bisogna veramente, uso un termine un po' forte, bisogna utilizzare la disponibilità del Presidente Berlusconi per andare avanti e crescere, essere di sostegno a un governo nell'interesse del Paese. Quindi questo è, quindi vogliamo vincere insieme ai nostri amici di centrodestra, al governo del Paese, vogliamo vincere la partita risolvendo problemi che sono sempre più grandi.